Siamo accanto a uno dei capolavori presenti al Minardi Day e al suo creatore, che non ha bisogno di presentazioni, Mauro Forghieri, con, chiamiamola pure, la leggendaria 312B, una vettura che all'epoca riportò alla vittoria la Ferrari dopo alcuni anni non felicissimi. Ma voglio però dire una cosa, che questa macchina non è stata un progetto principalmente mio, ma di una squadra eccezionale che si era venuto formando degli anni. Bisogna ricordarsi che dalle sconfitte nascono le vittorie, ma soprattutto nascono le grandi squadre. E la squadra che nacque allora in Ferrari è stata una delle più grandi squadre che ci sia. Ecco, ripercorriamo quella storia. Si è nel 1969 e forse la Ferrari vive l'anno più buio di quel periodo, perché vengono raggranellati pochissimi punti, addirittura Rodriguez a Monza avevate fatto correre. L'anno successivo la resurrezione, con un trio di piloti, anche un poker di piloti importanti, perché al di là dei due ufficiali dell'epoca avevate scoperto anche il potenziale di Clay Regazzoni e di Ignazio Giunti. Sai, i piloti sono fondamentali, al di là della macchina. Devo dire una cosa, che noi fino al 69 in Ferrari avevamo corso con delle macchine che avevano dei motori molto vecchi, purtroppo. Quando dico vecchi non intendo sminuirli, erano solo molto pesanti. Una macchina che ha un motore posteriore molto pesante spesso è difficile da mettere a punto. E un motore che c'è sopra questa, forse è nato da tutte le disgrazie di quelli che ci sono stati prima, perché sopra il foglio in bianco che avevamo scritto c'era scritto baricentro basso molto leggero. E quindi è stata quasi una scelta obbligata utilizzare il motore box. Da parte di tutti. Devo dire che quando abbiamo impostato il motore così, che poi all'inizio era nato sospinto anche dal, come si può dire, dagli aiuti monetari che c'era stato da chi l'avrebbe voluto mettere in un'ala d'aeroplano, sono stati quei soldi che ci hanno permesso di partire, perché Enzo Ferrari non era sempre molto aperto a certe cose, quindi. E questo è un motore che era nato per un aereo ed è nato molto bene per la Formula 1. È un motore che ha avuto una vita agonistica lunghissima, in Formula 1 10 anni, ricordiamolo, insieme al Cosworth forse è il motore in assoluto più longevo di quel periodo. Diciamo che il Cosworth è il primo, e dobbiamo dirlo, perché è riuscito a fare correre un mare di ragazzi e di piloti. E questo è secondo solo per quel motivo, perché da un punto di vista potenza, numero di giri, questo indubbiamente è forse il primo dei motori di quel periodo. Poi è anche il più musicale. E poi mi è piaciuto quello che tu hai detto, che è stato sulla piazza delle guerre per 10 anni, che sono tanti. Vincendo anche tanti titoli mondiali, ricordiamo. Esatto. Perché tutta l'epoca della T, fino all'ultimo titolo del 79 di Jody Scheckter, c'era su ogni Ferrari questo vettore. Cambiava il cambio, mettiamo, si era passato alla situazione trasversale, l'aerodinamica, il telaio, però il motore di fatto, con le sue evoluzioni, era quello. Diciamo che solo il Cosworth è stato più longevo di tutti. Forse come vittorie, questo alla fine ne ha vinte tante. Ieri facevo con un collega una considerazione: l'importanza di questo tipo, di questa tipologia di manifestazione, è anche un modo per far vedere la nostra storia, non solo la storia dell'automobile. In Italia noi non consideriamo mai l'automobile come testimone dei progressi o delle involuzioni dell'umanità. All'estero invece questo accade. Soprattutto in Inghilterra, diciamo, però anche qui da noi si incomincia a vedere un po' di cultura automobilistica gestita da delle persone che, sfortunatamente, dico io, per adesso non sono molto giovani. Mi auguro che i giovani sappiano acquisire quello che è importante per apprezzare la storia dell'automobile da corsa. Grazie, ingegnere.